sconfitta, sicché si improvvisa freccia al suo arco Mox. Anche il Napoli ha le sue defezioni. È assente Ferrario e scendono in campo acciaccati Bagni e Carnevale. Qualcosa si risente fino al momento del gol, quando Maradona fa spiovere in area un pallone sul quale si avventano in tanti. Il più lesto di tutti è Caffarelli e sigla al suo rientro il primo dei due gol partita. Rivediamola da altra angolazione questa confusa conclusione in rete. Il gioco è sempre veloce per il ritmo che imprime la gara alla squadra di Mondonico, ma il Napoli non sembra risentirne, anzi ci prova gusto e va al tiro anche con i suoi uomini di centrocampo. Imbastisce addirittura deliziose manovre offensive che soltanto il palo impedisce di vedere concretizzate. È disinvolto e sicuro il Napoli, sono precise le marcature disposte dalle panchine. C'è equilibrio in campo e solo il 2-0 di Caffarelli assicura tranquillità. Uno schema ripetuto decine di volte in allenamento e che riproponiamo agli amanti delle geometrie perfette. Verticalizza il Napoli e si rende pericoloso anche in contropiede. Ma chi diventa autentico protagonista nei secondi 45 minuti è quel diavolo di Paradisi, scusate il bisticcio di parole, al quale Garella risponde da par suo, chiudendo in parità il conto, almeno quanto ad interventi. Sembra che gli azzurri si accontentino del 2-0 ed invece guardate che un po' di azioni vanno ad imbastire dopo il quarto d'ora della ripresa. Questa tutta a volo e addirittura da manuale. Il San Paolo si infiamma, arrivano le notizie delle sconfitte di Roma e Juventus, esultano persino i neonati. Il Como teme il peggio e reagisce, prima con Moz e poi con Guerrini che prova un paio di volte dalla lunga distanza. In tribuna c'era l'abate dell'ufficio inchieste, tutto ok, ha detto l'inquisitore. Negli spogliatoi champagne freddo per tutti e finalmente un Maradona sereno e sorridente. Diego, prima di partire per l'Argentina, vorrei che tu lasciassi così un messaggio, lasci innanzitutto il Napoli imbattuto e primo in classifica, un messaggio agli sportivi italiani attraverso i microfoni della Domenica Sportiva. Sì, un saluto grande per tutti gli italiani che passano un bellissimo Natale, un bellissimo Capodanno, in particolare, in speciale, per tutta la gente napoletana che credo che quest'anno sarà un grandissimo Natale, un Capodanno bellissimo perché la sua squadra è prima in classifica, abbiamo fatto un buon gioco oggi, per questo credo che questo Natale anch'io sarò un pochettino contento e penserò un pochettino anche ai napoletani. E per l'87 che cosa ti auguri? Di continuare così, di fare tante cose come abbiamo fatto nell'86, speriamo che il Napoli continui a vincere e a tenere una squadra competitiva come lo abbiamo